Oggi parliamo delle reazioni chimiche. Prima di addentrarci nello specifico dell'argomento, è necessario fare alcune considerazioni di carattere generale dalle quali non è possibile prescindere. Una reazione chimica è un processo di trasformazione, e cioè alcuni reagenti si trasformano in prodotti. L'ideogramma che voi potete osservare sul video è ci dice semplicemente quello che c'era prima della reazione e il dopo della reazione, e non entra nel merito dei possibili microstati che si sono succeduti durante il processo di trasformazione. Quello che possiamo affermare è che comunque affinché si generino dei prodotti è necessario che le molecole reagenti rompano i propri legami e si costituiscono nuovi legami tra gli elementi partecipanti alla reazione stessa. Vi sono due principi fondamentali per poter leggere una reazione chimica. Sono principi legati all'energia messa in gioco e alla velocità di reazione o la cinetica di reazione. Tutte le reazioni sono accompagnate da assorbimento o emissione di energia, e la conoscenza di alcuni parametri termodinamici ci possono permettere di comprendere se la reazione possa avvenire, quanto possa avvenire, e quindi se una reazione può essere di tipo spontanea o meno. Due esempi su tutti: la respirazione cellulare è un processo spontaneo e quindi è una reazione favorita. La fotosintesi clorofilliana invece è un processo non spontaneo e quindi non favorito. L'altro passaggio, l'altra conoscenza importante, è la cinetica della reazione. Noi sappiamo che tutte le reazioni hanno bisogno di un'energia chiamata di attivazione che possa permettere alle sostanze di arrivare a uno stato ricco di energia chiamato stato di transizione, in cui cominciano a rompersi i legami tra le molecole dei reagenti e cominciano a formarsi i legami tra gli atomi che costituiranno i prodotti. Quindi la velocità di reazione ci può quindi permettere di stabilire se una reazione possa o meno essere favorita. Un altro parametro che lega le due cose, cioè i parametri termodinamici e i parametri legati alla velocità di reazione, sono gli equilibri chimici. Gli equilibri chimici ci dicono, per esempio, quanto una reazione sia spostata verso destra, quindi verso i prodotti, oppure quanto una reazione sia spostata verso i reagenti, quindi verso sinistra. Anche in questo caso, come dicevo prima, gli equilibri chimici sono di grande utilità. La maggior parte delle reazioni che noi andremo a studiare sono reazioni in soluzione acquosa, e in queste condizioni le velocità di reazione sono abbastanza rapide. Detto questo, vediamo un attimino alcuni simbolismi o alcuni formalismi che indichiamo quando ci apprestiamo ad analizzare una reazione chimica. Il primo formalismo che noi possiamo evidenziare è questo, e cioè che a sinistra vengono indicati i reagenti A e B sotto forma molecolare e a destra i prodotti C e D. Questa è una reazione tipicamente scolastica, utile diciamo, per comprendere quella che può essere un'equazione chimica che non sempre viene scritta in questo modo. A fianco ai composti troviamo delle lettere poste con alfabeto greco che ci indicano i rapporti di reazione tra i reagenti e i prodotti, e diciamo la
il rapporto di formazione dei prodotti. Questi coefficienti, queste lettere vengono chiamati coefficienti stechiometrici e sono numerici e coincidono con il numero di moli. Le freccette che noi osserviamo stanno a indicare che la reazione ha raggiunto in un istante X del suo periodo di reazione un equilibrio. Vediamo adesso di vedere come vengono rappresentate le reazioni. Innanzitutto sappiamo che i composti possono trovarsi in vari stati di aggregazione, liquido, gassoso, solido, ed è quindi opportuno indicare sotto il composto in considerazione un simbolo che per esempio per il gas si indica con G tra parentesi, L quando è liquido, S quando è solido. La prima reazione è un sistema omogeneo, quindi monofasico, in cui sia i reagenti che i prodotti si trovano nella stessa fase. Nella reazione successiva osserviamo invece che, data la reazione tra due sostanze liquide, si otterrà un composto solido che precipita più un'altra sostanza liquida. E quindi questo è un sistema eterogeneo. La freccetta che viene indicata sta a indicare che il composto che si è generato è un composto non solubile, quindi precipita sul ipotetico recipiente di reazione. Questo è un altro sistema eterogeneo in cui abbiamo la reazione tra una sostanza allo stato liquido più una sostanza allo stato solido, che nella reazione generano per esempio un gas che viene indicato con una freccetta rivolta verso l'alto. Altro modo importante di rappresentare le reazioni chimiche è proprio quello che si diceva prima, cioè il discorso relativo alla termodinamica. Esistono alcuni parametri come l'entalpia, l'entropia e l'energia libera di attivazione. Se questi parametri assumono valori maggiori o minori di zero, il processo per esempio potrebbe essere spontaneo, quindi una reazione che procede spontaneamente verso i prodotti. Altrimenti, se questi valori hanno discordanze diverse, il processo può essere definito non spontaneo. Un altro modo per rappresentare le reazioni quindi studiate sono gli equilibri chimici. Cosa ci dice un equilibrio chimico? Un equilibrio chimico ci dice quanto una reazione sia spostata verso destra, quindi verso i prodotti, oppure è spostata verso sinistra, verso i reagenti, quindi una reazione che i cui prodotti sono in quantità inferiori rispetto ai reagenti. E tutto questo ci viene indicato con una costante chiamata di equilibrio adimensionale, in cui il rapporto tra le concentrazioni dei prodotti fratto quello dei reagenti ci indica proprio la direzione, il verso della reazione stessa. Un altro modo per studiare le reazioni è quella della loro forma ionica. Poiché abbiamo detto che la maggior parte delle reazioni avviene in soluzione acquosa, molto spesso le sostanze si ionizzano, si dissociano nei loro ioni, quindi molte volte la loro rappresentazione più coerente è quella in forma ionica. Cosa ci dice questa reazione in forma ionica? Ci dice in buona sostanza che alcune sostanze si sono dissociate, che hanno variato il loro stato di ossidazione, perdendo o acquistando, tra virgolette, degli elettroni. Qui vale la pena ricordare che, oltre al principio di conservazione della massa, vige anche il principio della conservazione della carica elettrica, cioè le cariche elettriche messe in gioco tra i reagenti deve essere uguale alle cariche elettriche messe in gioco tra i vari prodotti.
Nella prossima lezione analizzeremo invece i vari tipi di reazioni chimiche, come vengono classificate e studieremo anche in particolar modo la dissociazione delle reazioni e come vengono poste in forma ionica. Spero che questa lezione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.